Marta e Maria. In questa pagina di Vangelo siamo invitati a confrontare due anime che ci sono nel nostro cuore. Da una parte il desiderio di spenderci per gli altri, di dipendere dall'affetto del prossimo, e dall'altra l'esigenza di guardare al cuore delle cose cercando di trovare un orientamento preciso alla nostra vita. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Marta, che si impegna in tante cose, Maria, che è ferma ad ascoltare. Possiamo immaginare il nervosismo di Marta, il suo desiderio di far bella figura. Alimenta così il bisogno di essere accettata. Forse si ritiene indispensabile. Desidera che gli altri abbiano bisogno di lei. Corre, fa tante cose, ma perde l'essenziale. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. La situazione degenera. Marta però non si mette in discussione. Cerca un colpevole, Maria. Cerca degli alleati da assorbire nel suo inutile agitarsi, in Gesù. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Marta, nel suo voler essere la felicità di qualcun altro, perde se stessa. Maria ha invece trovato un centro. Tra le tante voci che gli dicono cosa fare, chi essere, come comportarsi, Maria rivolge prima a sé queste domande. Nel parlare con Cristo ritrovo me stesso. Quanto oggi mi fermerò in ascolto di Gesù?